A Padova un intervento di trapianto di fegato innovativo apre nuove prospettive di cura. Vediamo. L'intervento chirurgico è iniziato alle 8 del mattino e si è concluso in piena notte. 15 ore in cui metà del fegato di un paziente di 47 anni, con metastasi considerate inoperabili, è stato asportato. Al suo posto, l'equipe dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova ha impiantato una piccola parte del fegato di un donatore. Passati 17 giorni, con un secondo intervento, anche il resto del fegato malato è stato asportato. Fino ad oggi, per trapiantare un fegato da donatore vivente, bisognava utilizzare il 70% dell'organo del donatore, con un rischio non negligibile, non vicino a zero. Noi abbiamo utilizzato invece il 20% di un organo da donatore vivente con un bassissimo rischio. Abbiamo, con delle tecniche molto sofisticate, indotto una rigenerazione rapida. In 15 giorni il volume di questo 20% trapiantato è letteralmente esploso al doppio ed è riuscito a raggiungere quel volume che, a nostro avviso, era sufficiente a sostenere la vita. Una tecnica che, abbattendo il rischio per il donatore, apre nuove prospettive sui trapianti da vivente e offre nuove speranze ai pazienti con metastasi epatiche diffuse. Qui c'è la grandissima capacità di un'equipe, la continua ricerca e le capacità professionali di questo gruppo apre prospettive di terapia che prima non avevamo. È il sesto trapianto di questo tipo nel mondo. Per la prima volta la seconda parte dell'intervento è stata eseguita in laparoscopia. Il donatore, che è molto importante, è tornato alla vita normale in pochissimi giorni. Il ricevente ha avuto un intervento enorme, è stato ricoverato molto tempo. Oggi però è a casa, in buone condizioni, e ha ripreso la sua attività di lavoro. Rileggiamo l'articolo 3 del...